quello di Montagnier, che è un premio Nobel, ha scoperto l'HIV, quindi non è sicuramente, cioè è sicuramente un illustre scienziato, che senza dire dove, come, quando e perché, però dice che il virus è stato modificato dalla mano umana. Poi dopo questo io non lo posso, cioè io se, ascolto quello che ha detto, Assolutamente, assolutamente, assolutamente. e quindi così, insomma, non so se Trump abbia le prove o se, però se lo dice probabilmente le avranno, io non lo so. Sai, io lì penso tutti i film di James Bond, di Agente 007, cioè dei vari agenti segreti che dicono: noi non sappiamo mai quello che realmente accade dietro, lo vedrai tra 20 anni in un film, ma forse anche Sì, prima. Perché stanno già però facendo ecco, dei film, eh? Stanno già facendo dei sì, film. È bella cosa Roberto, fa lì ridere. mi viene in mente una cosa, così ascoltando quello che mi dici, no? Uno dei detti più antichi del mondo è nato prima l'uovo o la O la gallina? gallina. Ah, E, voglio certo. dire, però vorrei dare un senso a quello che ho detto, cioè è la realtà che prende spunto dai film o sono i film che prendono spunto dalla realtà? Capisci Assolutamente d'accordo. capisci la Come metafora? Quindi bisogna capire che se no? sono come io penso i film a prendere spunto dalla realtà, ogni tanto nella realtà succedono queste cose. Ecco, Succedono quindi cose da film, succedono cose da film. esattamente, però ecco, credo che siano i film che prendono spunto dalla realtà e noi di Io, film ne abbiamo visti con ma dei guarda, disegni certamente. complottistici infiniti, però. Ah, voglia, voglia. Ma poi appena capitano queste cose, i complottisti scattano subito. Noi a Ciao Belli ogni tanto prendiamo per il culo quelli che parlano i terrapiattisti, no? Quelli che Sì, ancora riescono a mettere delle persone che credono a queste teorie assurde, ma tante persone che credono a queste teorie assurde, nonostante siamo nel 2020, siamo andati sulla Luna, siamo tornati, abbiamo una stazione spaziale, abbiamo tutto quello che insomma ci può far capire che la Terra non è proprio piatta. Eppure c'è gente ancora che ci crede, quindi sai, purtroppo i complotti ci sono, ci saranno sempre, e chissà se sapremo mai se è nato prima l'uovo o prima la gallina. esattamente. No, io credo che prima o poi una risposta l'avremo. Io quello che mi auguro è che si esca da questa situazione. Poi sarà la storia a dirci o a dire alle generazioni che verranno come è andata. Adesso Certo, certo, certo. vedo come urgenza questo di, insomma, comunque di cercare di far ripartire un mondo con le dovute prudenze, ma di farlo ripartire perché c'è veramente necessità. Per cui Molti mi vedremo chiedono, come. Sì, sì, prego, prego. no, no, Prego, prego, molti mi scusa. chiedono, adesso volevo cambiare un po' argomento perché sai poi la gente dopo Sì, un po', come fai a certo. mantenerti così in forma? Ma guarda, Ragazzi, questa è allora, l'annata giusta. sono un sostenitore, ma su questo, ecco, mentre sui complotti non mi esprimo, su questo mi esprimo perché fino a Vai, quando vai, 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 io che mi mi mantengo piace questo. così ad anni 52, ho ragione Esatto. io. Io Quindi sono a bisogna. 55 quest'anno, eh? Io sono a Dai, li 5,5 porti quest'anno. bene, li Siamo a porti bene. 55. Anch'io faccio Io quello che fai allora, tu. Sì? allora, io sono vegano e lo sono da qualche mese e ho avuto dei benefici incredibili, a riprova del fatto che l'alimentazione è il 70% della nostra forma fisica. Però, sai, ci sono alimentazioni che pur dando un contributo all'essere magri non sono tanto salutari, nei confronti delle quali io sono molto critico, no? Cioè, tipo ad esempio gli eccessi proteici, le diete che spingono a mangiare solo proteine, queste io credo che ognuno si debba mangiare di tutto un po' e possibilmente, ovviamente, evitando dei cibi che è stato provato non facciano un granché bene. Ecco, io sono vegano, questo mi ha dato un grosso beneficio. Certo. L'ultimo esame del sangue che ho fatto avevo 157 di colesterolo, che è una Caspita, cosa eri quasi negativo. abbastanza. Sì, ho Raro. quasi Eri quasi colesterolo sotto. negativo. Esatto. Bevi dell'olio. No, Bevi qualcosa, devo dire. ma mangia un po' di lipidi. Esatto, anche a livello circolatorio e poi io mi alleno ogni
Sei frisato tu. Ci sei? Ci sei? Perfetto, No, perfetto. no, Quindi non c'è un giorno che io non sì. mi non c'è un giorno che io non mi alleni. E alle persone che obiettano sul fatto che io abbia tempo, io dico sempre che qualunque cosa tu faccia nella vita, il tempo per la tua salute fisica e di conseguenza Bravissimo, anche mentale, bravissimo, lo devi trovare. Perché assolutamente. noi viviamo alla ricerca di alibi e alla ricerca di scuse per non fare qualcosa per la quale dobbiamo attingere ad una certa costanza. Invece ci sono delle cose che purtroppo bisogna fare, purtroppo per me per fortuna, perché sai, poi Assolutamente. c'è anche un tema che riguarda le endorfine, no? Per cui quando tu fai attività sportiva sviluppi queste endorfine che ti tengono su di morale, veramente, per cui quando tu poi per 2 giorni non lo fai, Ti viene hai un down, ma non hai un down perché assolutamente. ingrassi in 2 giorni, hai un No, down no, 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 perché ti no. manca quel carico di endorfina che ti aiuta a stare su di morale, ad essere propositivo, energetico, insomma, è molto importante. Quindi alimentazione e allenamento quotidiano. Sono due cose importantissime. Io dico sempre a quelli che mi dicono non c'ho tempo, io dico, ma non hai tempo di farti la doccia? Non hai tempo di andare in bagno? Tu prendi questa abitudine come un bisogno fisiologico. Non ci Ragazzi, è vuole una tanto. questione, cioè, Deve è una essere questione di priorità. Io dico priorità, sempre, ma assolutamente. Roberto, a me piace parlare per metafore e cerco di essere molto chiaro. Il corpo è l'unica dimora nella quale noi siamo costretti a vivere. Le Certo. altre le possiamo scegliere, per cui, Mi capisci, le piace case questa le... metafora, mi piace. Ma io cerco di fare degli esempi semplici. Se puliamo una casa dove possiamo scegliere di stare, il nostro corpo deve essere il luogo più Più splendente bello, dove più bello. viviamo. Certo, dobbiamo Assolutamente. cercare di fare quello che ci fa star bene, perché ci sono diversi livelli, no? Uno è un livello, diciamo, di salute, per cui se tu aumenti di peso in maniera tale da compromettere la tua salute è una. Poi ci sono tutti i livelli a salire, capi? Fino a quello puramente estetico che ovviamente, però non si può avere un'abitudine alimentare e di esercizio fisico che porti a compromettere la salute, cioè quello come minimo, capito? Poi è provato che dopo i 40 anni il fisico umano, insomma, il corpo umano prenda più o meno 1 chilo all'anno se tu non Se tu non cominci. ci... È così. È Esatto. È così, è così, è così, è così. così. È per quello che tu ti capita ogni tanto di vedere un tuo amico che non vedi da 10 anni e lo vedi stravolto completamente, Vero, perché vero, 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 vero. tu di 1 chilo all'anno non te ne rendi conto, perché capisci? Proprio perché cerchiamo alibi continuamente, scuse, cioè, ci vediamo sempre uguali, però in realtà abbiamo 1 chilo in più ogni anno, per quello Assolutamente. che bisogna porre una diga tra noi e questo chilo. Ci vuole Assolutamente sì. Bravo. disciplina. La vita è una cosa di disciplina e la disciplina non ha a che vedere con i soldi, perché tutti Bravissimo. quanti mi dicono: ah, se io avessi i tuoi soldi. Primo, c'è gente che ne ha tanti di più. Secondo, è un problema di disciplina. Non Assolutamente, c'entra assolutamente. niente. Guarda, qua sfondi una porta aperta con me, io sono d'accordissimo con te perché il benessere fisico viene prima di tutti. Cioè non c'è soldo che tenga, non c'è benessere che... No, benessere fisico intendo, capito? Cioè non Benessere è... fisico. Benessere fisico che poi colleghiamo al benessere mentale, perché ovvio uno deve allenare il corpo e allenare anche la mente, ci mancherebbe, non è che È devi fare così. soltanto una cosa e non leggere, non guardare e non Oh, informarti, non... cioè è ci la cosa mancherebbe più... altro. Ci Vedi, mancherebbe vedi, vedi. E non altro. ascoltare bella musica, perché anche quella è importante. Per fare sport ci vuole musica, nel senso che... Io non È riesco a farlo fondamentale. senza, sai che non riesco a correre senza, non riesco a correre, anche se io qua abito in un posto bellissimo, ho dei sentieri belli dove sentire anche gli uccellini, Stupendo. però io devo comunque avere l'auricolare anche con un po' di musica bassa, perché è la Sì. mia, è il mio doping, è il mio doping, Io chiamiamolo così. posso farlo quando è un sottofondo, perché invece quando è molto, No, se ti isola molto no. forte, a me disturba, perché già mi disturba molto la Sì, fatica che faccio, se in più ho anche del volume, però sì, sì, sì. sottofondo sì.
Perché proprio per il motivo che abbiamo detto prima, il sottofondo è importante perché mentre ti distrai, cioè pensi a cose, diciamo, che hai vissuto e che magari sogni che hai e che speri di realizzare, la musica è un grande motivo ispiratore, insomma, E poi io. secondo me bisogna sempre essere positivi, pensare positivo, perché è quello che ti porta poi a migliorare te stesso in tante situazioni, nel È senso, così. non parlo Ecco, soltanto da quel punto di vista fisico. No, no, ma Bisogna è essere così, è così. propositivi. E poi noi nati d'estate, perché tu sei di agosto e sono di giugno, pensa che Sì, sì, Christian è sì. del 14 e sono del 13 di giugno, ci siamo trovati. Fantastico, Io e fantastico. DJ Angelo, io il 13 e il 14 giugno. Perché dice delle cose Fantastico. pazzesche. Io Sì, credo molto anche nell'influenza che ci può essere sì. stata nel momento in cui uno è nato. Io, Sì, per io esempio, ero il credo nonno nelle di agosto. energie, Sì, io credo le nelle energie. energie, credo, sì. Ti dirò, io credo anche, non solo credo alle energie, credo anche all'impatto che un nome può avere sulla formazione caratteriale di un individuo, capite? Sì, no, nel senso, adesso non voglio annoiare, però c'è un libro che parla di questo, Tristram Shandy, però vabbè, questo soggetto si chiamava Tristram, capite? Vabbè, comunque Molti, dai. molti mi hanno detto: tu sei stato fortunato perché sei arrivato in radio, sei radio DJ da ormai 32 anni. Ho detto: no, non è che sono stato fortunato, è che io ho cercato quella cosa lì. Cioè, quando avevo 20 anni, io ho cercato fin da quando sono stato militare di fare la radio. Per me era l'unico obiettivo, se guardavo quello ed era quello che volevo raggiungere. È Se così, tu è così, vuoi una è cosa, così. devi per forza continuare a inseguirla, perché quella cosa prima o poi ti arriva, Bisogna. Io che ho molti tatuaggi qua, ho una ragazzi. Sì? mia frase, capito? Che dice, è una mia frase, che Sì? se i sogni non potessero realizzarsi, la nostra mente non ci spingerebbe a sognare. Te la Cioè, sei scritta per ricordartela o perché? no, però è No, una per cosa che farla io venire dico ogni tanto. sempre, se io dico sempre, perché io sono stato un sognatore da sempre. E nonostante quello che dice la gente, che, come dire, ha bisogno di gettare discredito e di, diciamo, attribuire una certa facilità alle carriere altrui, io non sono nato come sono adesso. E quindi ho sognato molto quando per me sognare non era così immediato. Che avrei E certo, potuto e certo. realizzare il sogno che avevo nella testa, capisci? Assolutamente, assolutamente. Quindi, per cui io no, sono un po' triste in questo periodo perché vedo che i giovani purtroppo un po' presi dai guai generati dalla contingenza che magari vivono i loro genitori, sono assorbiti nel superamento del problema piuttosto che nella coltivazione del sogno, capito? Sì, E sì, questo è sì, sì. un grosso, però è anche da un certo punto di vista comprensibile, però bisogna avere la forza di sognare, perché vedi tu nel tuo Assolutamente. caso volevi andare in radio, sei andato in radio, hai fatto quello che hai voluto e probabilmente, come c'è questo detto, no? Probabilmente non ti senti di aver mai lavorato un giorno, perché comunque hai sempre fatto quello che ti ha appassionato. Assolutamente, assolutamente. Cioè, definirlo lavoro è una parola un po' grossa. È Io lo così. definisco il mio hobby, la mia passione, Sì. perché quando uno ama la musica, quando uno ama comunicare, quando uno ama trasmettere qualcosa agli altri, io devo dire che faccio tutti i giorni questo perché non potrei farne senza, capito? Nel senso, come tu hai detto, quando ti alleni vengono queste voglie di continuare ad allenarti, di continuare a correre. A me viene quello, io il fatto di stare a casa da un po' di giorni, adesso noi facciamo da qua, facciamo da casa, comunque dalla Certo, prossima ovvio. settimana torniamo operativi al 100%, ecco, cioè questa cosa mi ha un attimino destabilizzato, un attimino, perché poi dopo abbiamo trovato soluzioni diverse per compensare quello che era la mancanza. Quindi io sono sempre dell'idea Certo. che se uno vuole, cioè se uno ci crede, quella cosa arriva a farla. Non ci sono È cavoli, vero? probabile.
È probabile, è probabile. Non è per essere, perché sai, c'è poi chi dice, ah, ma questa è una banalità. Non è una No, banalità. no, no, Non no, è, no, no, cioè, non è, no, no. adesso c'è, sai, c'è chi parla, no, della legge dell'attrazione, di queste cose qua. Io Vabbè. semplicemente, molto più semplicemente, dico che se uno vuole fortemente una cosa, è più facile che la ottenga perché ogni azione che farà sarà volta ad ottenere quella cosa e Esatto. così che ci crederà, capito? Io ci ho sempre creduto moltissimo. Esatto. E quindi bisogna fare così. Beh, no, aspetta, non è che ci devi credere 2 o 3 giorni e poi la cosa No! serve. Cioè, no, non è questa cosa che molti dicono, ma io ci ho creduto, ci ho pensato, quanto tempo? No, no. È una settimana che devi sì. Un mese, cosa vuoi che sia? Cioè, tu devi perseguire il tuo obiettivo, continuare a inseguirlo. Cioè, queste sono le Roberto, cose che. Roberto, io mi diverto molto a dire questa cosa qua. Io e te siamo coetanei sostanzialmente perché ormai, voglio dire, siamo a un metro No, dalla fossa. aspetta, aspetta un attimo. Un metro Aspettiamo un dipende come lo attimo, vedi, vabbè, eh. speriamo. No, però io dico che noi siamo abituati, siamo cresciuti con le difficoltà. Pensa solo, io lo dico sempre, ma non mi stanco di dirlo. Pensa solo noi quando dovevamo avere a che fare col corteggiamento di una ragazza, cioè La dovevamo voglia. ottenere il numero di telefono, Ah, chiamare a mamma mia. casa, il terrore che Sì. rispondesse il I padre, genitori, cioè, e ma sì. fuori ci credevamo, capite? Ci credevamo. Oggi con le emoji, con le emoticons hanno risolto tutto, poi dopo, vabbè, insomma, ci mettono un Ma allora, secondo. oggi è troppo, infatti si sta tornando indietro. Quando tu hai troppo di qualcosa, quella cosa non la fai più, no? Io vedo, non so se capita anche a te, molti giovani che non sono. Io andavo in discoteca perché mi piaceva la musica, ma anche perché comunque c'era da cuccare, no? Diciamo nel termine un po' Benedetta romagnolo. discoteca, Beppe, benedetta discoteca. discoteca. Adesso invece i giovani vanno per sballarsi un pochino, poi dopo le ragazze vanno da una parte e i ragazzi vanno dall'altra, capito? Cioè, e questa è una cosa che invece non deve essere così. Cioè, bisogna Così. far capire loro che devi andare in discoteca anche per quello, e il finale deve essere sempre con le dovute, Sì. cioè con tanto rispetto e tanta umiltà, deve essere anche quello, un piacere anche quello. Non dico che uno debba bere un cocktail, qualcosa, ci mancherebbe, ma senza poi esagerare troppo, ecco. Sono sempre di quell'idea. È il problema per cui comunque il mondo, tra virgolette, della notte si porta dietro diciamo una certa diffidenza, una certa nomea, proprio perché è diventato un luogo Sì. dove la gente tende a sballarsi invece che avere un divertimento che origina dalla consapevolezza cerebrale, no? Poi certo, ma ci mancherebbe altro se uno non può essere alticcio, ci mancherebbe altro, Ma basta che non sì, ci guidi mancherebbe. dopo, Ma però certo. il problema sta proprio nell'eccesso delle cose che non si dovrebbero fare, capito? Assolutamente. Ma voi Nobla. cominciate a volere bene al vostro fisico, come È dicevamo prima. tutto lì il È tema, è tutto lì. tutto lì. È Se voi tutto lì, amate il è vostro tutto lì. fisico, amerete anche tutto quello che vi gira È intorno così, è e non così. vi farete male, assaggerete una cosa, proverete una cosa, ma non diventerà per forza quella cosa una cosa che vi rovinerà poi tutto il vostro corpo. Anche perché È esattamente così. guardate noi due come siamo arrivati alla nostra età, perché ne Siamo abbiamo ancora prese. qua, sorridenti, ci crediamo ancora, vogliamo andare sulla console, capisci? Devo riuscire a far dimagrire il DJ Angelo. Sai che se io riesco a farlo dimagrire mi danno il Nobel per l'alimentazione. Bisogna fare come si fa con i bambini, bisogna trovare una qualche scusa che li attragga, cioè ci sono sempre degli escamotage, capito? A lui lo attrae il buon vino, devo dirti la verità. Quello allora è un po' un problema. Senti, no, L'ultima serata che. è tutto un tema di equilibrio anche lì, no? Sì, Cioè, esatto. bisognerebbe Secondo me, riuscire a moderarsi. come dice Vasco, no? È tutto un equilibrio sopra la follia, quindi bisogna Sì, sì. cercare di essere lì. Senti, musicalmente cosa fai in questo periodo? Suono da solo qua in casa mia perché io mi diverto a farlo, Ma certo, ma certo, ma certo. produco delle tracce nuove, Certo. che poi molto spesso rimangono, come dire, inedite e io le suono durante i miei set.
Mi diverto, me la passo, ecco, insomma, non, devo dire che la musica poi a me mi ha sempre accompagnato, perché io che origino da una famiglia dove la musica ha avuto un ruolo molto importante, perché ho un cugino che è un compositore che si chiama Fabio Vacchi, ha vinto dei premi molto importanti, compositore di musica contemporanea ovviamente, e ha Certo. vinto dei premi importantissimi, mia nonna era un'insegnante di piano, mia madre E beh, sei nato in mezzo alla musica, è dai. una pianista, io suonavo il piano a 6 anni, sono cresciuto in mezzo alla musica, non, per cui per me è sempre stato un elemento. Poi ho avuto, come ho già avuto occasione di dire, la colpa di rivelare questa passione in tarda età. Ma infatti ti volevo chiedere come mai hai aspettato così tanto? No, è Ma pazzo, insomma. perché prima avevo tantissime cose. Tu, Sì. Roberto, scusi, dopo ti rispondo. Puoi dire tu direttamente a tutta la gente che mi scrive, puoi salutarmi o mi fa domande, che io saluto tutti quanti con grande affetto, ma se devo cominciare a salutarli tutti, È finita, è interrompiamola. finita, è Solo però finita. che io ragazzi saluto tutti con grandissimo affetto, quindi scusatemi se non lo faccio No, personalmente. ma E anch'io, quindi c'ho tanti amici che mi chiedono di te, non so quante domande da rispondere, però purtroppo stiamo chiacchierando e ho paura a toccare il telefono, perché è già caduto 2 volte la linea, non vorrei mai. Quindi l'ho fatto tardi perché prima avevo tantissime cose da fare nel mondo lavorativo, diciamo, Sì. industriale e finanziario. Poi a 46 anni, diciamo, mosso dal fatto che la mia curiosità per quello che facevo tutti i giorni si andava via via appiattendo, ho deciso di correre il rischio di cercare di vivere una seconda vita. Certo. E grazie al cielo ho avuto, tra virgolette, il coraggio di farlo, nel È senso bravo, che. perché non è facile, non è No, facile, non è diciamo. facile perché, se, no, non è facile perché tu la vita può essere influenzata dalle necessità ma anche dalle comodità. E quindi se tu puoi fare delle scelte di necessità, ma le puoi fare anche perché hai una vita molto comoda e molto agiata, no? Allora Assolutamente. lì la differenza che intercorre è proprio quella di avere un appetito cerebrale e un desiderio di superarti e di accettare qualunque tipo di sfida, per cui a quel punto lì non c'è nessun tipo di comodità che possa frenarti dall'intraprendere un nuovo cammino dove per 2 anni io ho preso solo delle offese, perché tutti quanti, guarda, io feci una battuta una volta. Aprì per 2 stagioni di fila la trasmissione Matrix, con quello che poi è diventato un mio amico, grande giornalista Nicola Porro, Come no, fantastico, fantastico. il quale mi disse: ma scusami, ma com'è che c'è questa insurrezione dei DJ italiani perché tu ti sei, come dire, azzardato a fare questa cosa? E io mi ricordo che in un momento fui illuminato e dissi: ma io non credo ci sia una licenza per fare il DJ come per i Ma no. taxisti, e qualora ci fosse, io farò l'Uber dei DJ, capito? Questo è bellissimo. Mi venne quella volta lì e devo dire che, ecco, ho preso solo delle offese, ma non mi interessava Ma perché no, volevo ma no, ma mettermi no. alla prova, capito? Io volevo mettermi alla prova Ma e sai quanti volevo. mi dicono, ma c'è... Scusami, scusami. No, Ma no, sai quanti prego, mi prego, dicono... ci mancherà. Scusami. Sai quanti mi dicono, per agganciarmi al tuo discorso, ma c'è una scuola per diventare DJ? Ma come? La scuola non esiste. È una passione, una cosa che ti deve È una essere, che passione, deve è una avere dentro, passione. scusami, perché comunque si legava al tuo discorso. Non è che uno può dire tu non Ecco, puoi fare DJ, tu puoi fare DJ, non esiste. io ti dico con la verità, una cosa che mi piacerebbe fare, e magari coinvolgerò anche i miei amici, e tu ovviamente rientri Ti tra ringrazio. questi, per magari aiutare i giovani a fare questa cosa. Perché vedi, più che una scuola vera e propria, quello che magari può mancare a chi ha in animo e passione per fare, potrebbero essere le strumentazioni, capisci? Allora Sì. magari fare qualche luogo, diciamo, che possa avere tipo 10 console dove i ragazzi possano andare, provare, potrebbe essere una cosa che ha un senso. Una palestra del DJ.
Esattamente, una palestra Per dei tornare al DJ. discorso di prima, una palestra di DJ, bisogna Questa allenarsi secondo me sempre in tutto. è una cosa che ad esempio a me come contributo ai giovani che hanno questo sogno non mi dispiacerebbe percorrere, ma ne avremo Certo, modo di parlarne, ma avremo come modo no, di questa palestra parlarne. dei DJ mi piace molto. Io ti dico, io nel mio piccolo, quando ho iniziato a fare radio, mi sono costruito la radiolina in casa, no? Nel senso, avevo quei trasmettitori, tu alla mia età, anzi sei un po' più giovane, e te li ricorderai, quei trasmettitori in FM da mezzo watt che utilizzavi Certo. per ascoltare il bambino da una stanza all'altra e attaccavi alla radio di casa, che all'epoca non aveva quell'affollamento dell'FM. E io mi sono Dopo ti spiego perché mi è venuto da ridere, prego. fatto questo trasmettitore da mezzo watt a casa mia, ho messo l'antenna sul tetto e trasmettevo alla pizzeria sotto casa, capito? Quindi, e quella è stata la mia palestrina per incominciare ad avere la dimestichezza col microfono, la musica, gli stacchi, le cose, stacchi, insomma, No, chiamiamole no, così. no, oh, ma ragazzi, ma lavorare in radio è un'arte. I tempi, le Assolutamente. pause, cioè, ma Certo. ragazzi, è un'arte. Ma poi Mi è aspetta, venuto perché da andavo giù, ridere. aspetta, andavo giù, perché ti volevo chiudere questa cosa, andavo giù dal pizzaiolo e gli dicevo, accendi la radio, senti che ti saluto, scendevo e mi facevo dare la pizza gratis, perché ho detto, ti ho fatto pubblicità. Quindi io sfruttavo la passione e un po' un piccolo genio imprenditoriale che avevo già nel fatto di adesso tu mi devi pagare, però la pubblicità te l'ho È fatta. giusto, ed è fantastico. Sì, Stavo scusa, ridendo prego. perché mi è venuto, no, ma stavo ridendo perché mi è venuto in mente prima a proposito di ingegno che io e te abbiamo quell'età dove addirittura abbiamo simulato delle radio, in questo caso radio che parlavano tra di loro, con Sì, il è bicchiere di plastica e il filo. Non so se ti vero. ricordi Come che tu no, come parlavi no. la televisione. Però deve essere tirato il filo, eh? Deve essere Sì, tirato il filo. però ecco, noi non avevamo gli emoticons, capito? Ma che Avevamo emoticon, la ma che radio col emoticon. bicchiere di plastica e il filo legato sulla base, Sì, 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 sì. cioè, ben venga quella forma di ingegno lì, capisci? Oggi le generazioni hanno molta più informazione Molta, a molta, molta, molta. disposizione, molta più informazione, quindi da quel punto di vista lì è un privilegio, ma ahimè hanno un po' meno di inventiva. Perché, capisci, noi ci siamo divertiti anche facendo una radio col bicchiere di plastica e il filo, Assolutamente, capisci? Cioè, assolutamente sì. Cioè, lì dovevi veramente inventarti la situazione per inventarsi. trasmettere quello che tu volevi dire, capito? Sì, sì, Cioè, sì, perché tu sì, avevi sì, qualcosa, ma non avevi il mezzo. E quindi tu te lo inventavi, cioè, cercando. Io ho fatto anche il CB. Il CB, non so se magari ti è mai capitato di utilizzarlo, il CB, quello che si sì. Sì, usa, certo. la Ovvio. cosa. Pur di comunicare, pur di mandare qualche cosa, ho fatto anche quello. E poi ho Sì, avuto sì, la sì. fortuna e anche il fatto che ho inseguito il mio sogno e sono arrivato lì. Però io a 23 anni ero radio DJ, ecco, diciamo che ho avuto questa. A proposito di passione e di crederci, io faccio un passaggio veloce sul nostro amico comune Cristian Sì, Marchi, il quale, certo. tu lo sai bene, faceva un altro mestiere. E come no? Faceva un mestiere degnissimo, ma molto lontano da quello che poteva essere. Di giorno lavorava facendo questo mestiere. Poi la sua passione ed anche il suo talento e la capacità di avere un po' rapporto col pubblico lo portavano a fare il DJ di notte e faceva quello che oggi usa meno, che era un doppio lavoro, che poi è diventato il lavoro della sua vita. Quindi, cioè, chapeau, nel senso che ci ha creduto e da un mestiere completamente diverso ha fatto poi il DJ ed è diventato quello che è diventato Assolutamente. Beh, per la musica. parliamo del nostro amico Mario Fargetta. Tu sai che Sì, faceva sì. l'imbianchino. Lui Sì. faceva l'imbianchino. Chapeau anche lì, Ma capito? Cioè. caspita, ma caspita, ma io infatti io ho grande rispetto per lui perché a un certo punto poi ha avuto anche un momento in cui si è trovato davanti a un bivio e Gerry Scotti lo chiamò per dirgli: senti, ti ho trovato un posto in una squadra di calcio, non mi ricordo, forse. Comunque una squadra qua della Lombardia, perché lui ha questa grande passione del calcio, e lui disse no, faccio il DJ. Però anche lì ti trovi davanti a un bivio, faccio da una parte la passione del calcio che c'era lui e dall'altra parte della musica. Non è facile, eh? Non è facile È decidere quale così. delle due.
E poi ha scelto quella giusta, evidentemente. Non so, non potremo mai sapere, magari diventava Ronaldo. Non lo so. È Esatto. vocazione, vocazione, quella è Vocazione. vocazione. Vocazione, vocazione. Comunque, sì, insomma, c'è stato questo solo per me, mi è venuto in mente solo per parlare, diciamo, del fatto che comunque le passioni e la persistenza, la perseveranza, la costanza, il non demordere, resistere alle delusioni, perché uno non può aver passione e crederci per una settimana, hanno delle No. prove, cioè hanno delle prove. Quindi a prescindere da me che per 2 anni ho preso degli insulti da tutti quanti perché mi ero azzardato, ci sono anche esempi di gente tipo Fargetta, tipo Christian, che facevano altri mestieri, adesso, dei quali peraltro devono andare fieri, perché se io fossi in Assolutamente. Fargetta o in Christian Marchi pubblicizzerei che uno faceva l'imbianchino e l'altro, io non mi ricordo se Christian facesse l'idraulico o qualcosa del Idraulico, genere. idraulico, Beh, idraulico, idraulico. allora capisci, questo è cioè, c'è tanta gente della nostra generazione e anche un po' più giovani, perché Christian per fortuna sua è un po' più giovane, Sì, sì. però dimostrano che alla musica, per accedere al mondo musicale, serve solo grande passione e crederci, perché proprio anche da un altro mestiere puoi arrivare alla musica. Io sono passato dalle sale L'elettricista, riunioni. l'elettricista, scusami, l'elettricista, ci puntualizza, L'elettricista, l'elettricista. vabbè, Ok. comunque, insomma, il concetto rimane, Esatto. e i complimenti rimangono. Io sono passato dalle sale riunioni con degli avvocati e dei banchieri e nelle più prestigiose merchant bank, potrei dire del mondo, alle console del mondo, capisci? Assolutamente, assolutamente. Eh beh, caspita. Cioè, la musica di bello ha che non ha barriere all'entrata, nel senso che se tu Assolutamente. fai il DJ, poi il giorno dopo vuoi fare l'industriale, qualche barrierina all'entrata c'è, nel Sì, senso sì, che sì, c'è. sì, 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 sì. Cioè, se invece fai una cosa e vuoi fare il DJ perché hai una grande passione per la musica, lo puoi fare, capito? Assolutamente sì, e infatti io quando ho seguito la tua vicenda ho detto caspita, aiuto, nel senso che e invece sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che tu sei uno che fa della bella musica anche, permettimi di dirtelo Oh, ti ringrazio, ho una da un grande collega, passione. da un Ti collega. ringrazio, ho veramente una grande passione, Ma si Roberto. Ho vede, ma si vede, veramente ma si vede, si vede, si vede, una si grande vede, si vede. passione. Mi piacciono tutti i tipi di musica. Credo che per essere un DJ completo uno debba saperne suonare diversi tipi Sì, di sì, musica, per sì, cui sì. io mi diverto a fare dei set underground, mi diverto a fare dei set più commerciali EDM, mi diverto a fare dei set hip hop e reggaeton, mi diverto, Certo. cioè io mi diverto. Poi non penso di, comunque, io penso di non far male a nessuno. Capito? Ho No, sempre ci mancherebbe. pensato, infatti io rimasi molto male quando, no, ma lo capivo, perché sai, io partivo da un piedistallo privilegiato che non era dovuto alla mia condizione economica, ma bensì alla mia Sì, popolarità. No, per certo. cui, però io ci tenevo sempre a dire che la popolarità ti dà l'opportunità di essere messo più facilmente su un palcoscenico, però poi devi dimostrare che su quel palcoscenico ci devi saper stare, perché ci sono Assolutamente. stati altri personaggi molto popolari che, messi su un palcoscenico, non sapevano neanche che bottone dovevano toccare, capisci? Io, no, a me mi fa ridere perché recentemente ho fatto un DJ set per Peter Pan e Sì. l'ho fatto provocatoriamente senza le cuffie, no? E tutti quanti, ah, guarda lì il set Ha tutto preregistrato. registrato, è già registrato, vedi? No, perché se tu alzi il cursore pochissimo e hai un po' di orecchio, dalla cassa spia senti se la canzone che sta entrando è a ritmo o meno e la tiri su. Ma si Esatto. può fare, si Ma può come no? fare. Si può Assolutamente. fare, certo, non è, ed è più difficile, però si può fare. E sì, vabbè, insomma, comunque, dai, con la musica la musica deve unire, non separare. Io penso tanto, tanto che non è tanto la tecnica a volte, ma è la scelta musicale che tu fai,
È tutto lì. Non è la Roberto, è tecnica, tutto lì. ragazzi. È tutto lì. Tu è devi tutto... sapere leggere chi hai davanti, davanti. Perché alla fine il dottore, la è sua uno abilità. Psicologo, un DJ. Esatto, bravo, bravissimo. Il dottore medico misura la sua bravura in quanto tempo guarisce un paziente o se guarisce il paziente. Certo. Probabilmente un industriale misura la sua bravura sulla felicità dei suoi clienti. Dei propri dipendenti, dei suoi clienti, del mondo che gira attorno all'impresa e dal profitto. Un DJ misura la sua bravura in base alla capacità che ha di coinvolgere la gente che ha di fronte attraverso scelta musicale e energia. È così, è tutto lì. La tecnicalità è una cosa che al giorno d'oggi, certo che oggi è più facile, no? Perché oggi hai degli strumenti che sono più facili. Una volta con i vinili era più difficile, capito? Giravi in battuta, poi c'è i BPM, le cose, cioè è una cosa completamente diversa. Oggi è più semplice, però ciò non toglie che resta una cosa che non è semplice, che è quella di scegliere la musica al momento in cui la devi scegliere. Guarda, ma tu in questo me lo insegni tu no, in questo no, ci me lo mancherebbe, insegni ci mancherebbe. Io ho iniziato nei villaggi turistici nel 1984, e stessa epoca di Fiorello, e c'erano grande Ilenco, amico c'erano Ilenco, grandissimo Fiore, c'erano Ilenco, i giradischi, quelli che partivano, insomma, non è che dovevi stargli dietro, quindi non avete. Adesso la tecnologia invece, la tecnologia ti permette di mettere a tempo due canzoni in pam, senza neanche la cuffia, ragione tu, cioè non c'è bisogno, ne parlavamo anche con Cristian l'altra sera, fai partire tac-tac, stanno insieme, ma che musica metti? Perché non è È quello, quello. non è quello. Perché se davanti a te tu gli hai messi perfetto il tempo, un messaggio perfetto, ma non balla nessuno, Perfetto. Poi ti cioè mi guardano chiedi, così. ti guardano e tu dici, bravo Pirla, scusami l'espressione. È così. Ma non esiste. Cioè, sono sempre dell'idea che il risultato migliore ce l'ho quando tutti sono contenti e soddisfatti e sono venuti a dirmi mi sono divertito e hai messo della musica bella. Non come l'ho messa, ma che tipo di musica ho messo, capito? Che gli è piaciuta. È così, ma hai detto una cosa sacrosanta, Roberto. Il DJ è una branca della psicologia, è un settore della psicologia. Sì. Hai detto una cosa correttissima, guarda, condivido in pieno. E quando sei lì in una piazza, soprattutto perché le piazze, i club, già un club pieno, bene o male, sai che musica va in quel club, quindi più o meno la gente viene. Esatto, per quello. Ma nella piazza è il posto più impossibile, perché puoi avere la famiglia, puoi avere il genitore, il bambino, il ragazzo giovanissimo, il ragazzo più grande, quindi lì devi veramente fare una sorta di situazione in cui metti uno, poi l'altro, poi non è facilissimo, però io mi diverto in quelle situazioni ancora, cioè, proprio ruspanti, mi Ma piace è molto. giusto, è giustissimo. Sì. Ma perché è lì che la musica, come dire, ha la sua funzione reale, che è quella di essere un dialogo e un idioma universale, cioè di unire attraverso Certo. una forma sonora che non conosce barriere, non conosce differenze, non... e quindi tu unisci il padre col bambino sulle spalle che balla così e quello che invece vorrebbe essere in un club. Quella però è il momento dove la musica assolve la sua funzione di aggregazione più che in ogni altro contesto. Perché ho Quindi ti sempre detto, capisco. Se tu vai a vedere Vasco Rossi, vai perché ti piace la musica di Vasco Rossi. Se tu vai a vedere Laura Pausini, vai perché ti piace la musica di Laura Pausini. Se vieni a vedere un DJ in una piazza, c'è gente a cui piace Vasco Rossi, piace la Pausini, È così. piace Bennato, piace Renato Zero. Quindi come fai a metterli tutti d'accordo? Lì È si così. vede chi riesce. O È proprio così. Dobbiamo È proprio così. vederci. Ma 100% con mio grande piacere, scherzi. Sì, Ci perché si è vediamo. venuto un paio di volte in radio, ma io ero con Ciao Belli, noi abbiamo un orario di alle 2 finiamo, andiamo. Io sono felicissimo, per me Radio DJ è casa.
M2O non me in lo dire. casa, Certo. io sono molto felice, diciamo che passami senza che sia un diminutivo, però siete i miei amici radiofonici by far. Certo. Assolutamente, assolutamente. E questo a noi fa piacere, fa molto piacere. Anche a Perché, me. perché io sono sempre cresciuto in un ambiente, il nostro meno, che io ho considerato la mia casa, nel senso, io sono arrivato nel 1988 e sono 32 anni Tu che sono lì. conosci Chicco? Tu conosci Chicco Chicco, Secchi? come no? Chicco, Chicco! assolutamente sì. Chicco! Sei lì con te, facciamo una Sì, te lo carambata. faccio salutare, no, voglio fartelo salutare. Solo che sai, posso, tanto qui non siamo in televisione, siamo in un canale Ma privato certo. dove è totalmente rincoglionito, quindi io l'ho chiamato per salutare. Fatti, saluta Roberto. Ciao Chicco. Siccome questa casa è come è enorme più di un palazzo, siccome da una parte all'altra della casa ci vogliono 5 minuti ad arrivare, non sei perso. Ma lo vedo che gira col monopattino lui, lo Sto vedi? parlando in questo momento alla diretta, io sono in Grandissimo. ritardo, tipo 10 secondi in Comunque Chicco, Sì? che è per me è diventato un membro della mia famiglia perché Certo. addirittura passa la quarantena con noi, mi ha insegnato moltissime cose nell'ambito della mia carriera musicale e devo dire che senza paura di essere, come dire, contraddetto, posso dire che è sicuramente uno dei più grandi DJ underground del mondo. Assolutamente. Poi se avesse ancora i capelli lunghi come aveva Come aveva una volta. al Q di Ibiza e un pochino meno di pancia, Pancia, di pancia. sicuramente Io me lo potrebbe ricordo bene con i capelli lunghi, i primi essere. anni Sì, che ero sì, radio DJ, me lo ricordo bene con i capelli lunghi che ci vedevamo e con la coda. Ma tutti avevamo i capelli lunghi e la coda in quell'epoca. No, ma Diciamo. mi sono permesso di chiamarlo perché sa. Ma hai fatto bene. Perché lui è un carissimo amico di tutti voi, radio DJ, eccetera. E quindi, tra l'altro, la prima volta che io andai da Albertino, lui fu il tramite. E quindi, Certo. vabbè, comunque, Alberto, insomma. io Alberto cioè, lo reputo colui che ha fatto cambiare la professione del DJ, cioè nel senso il DJ è diventato, grazie ad Alberto, la star. Non so se... Sì. Ecco, Sì, cioè, no, ma certo, ma certo, io ma mi certo. ricordo situazioni sue che io rimasi sconvolto perché per riempire un palazzetto ce ne vuole, nel senso, lui è riuscito in un'epoca in cui la musica anni 90... Era una musica, diciamo, un po' diversa da quella di adesso, infatti sta tornando molto la musica anni 90, Esatto. e devo dire che ci ha insegnato a diventare, cioè noi eravamo la scia della sua cometa, in un certo senso, a Radio Sì, sì, DJ, sì. tutti noi DJ, e abbiamo giovato di questa situazione, e grazie ad Albertino per tutto questo. Sì. Quindi... Ma guarda, però io credo che c'è molta gente, tu lo saprai molto bene, che ancora oggi si interroga sull'equità dell'attribuzione al DJ del titolo di DJ Star, no? In realtà io ti dico la verità, che per me un DJ ha la stessa dignità artistica di un cantante, se non di più, ma in questo senso, che mentre il cantante canta le sue canzoni, ha una scaletta, il DJ tutte le volte deve creare e fa un vero e proprio concerto improvvisato proprio perché guarda la reazione della gente e questo implica un Sì. contenuto artistico enorme. Quindi è giusto che i DJ abbiano una dignità artistica diversa da quella che magari una volta poteva venire attribuita di semplici, diciamo, jukebox animati. Ecco, Vero, cioè, vero. Il DJ prima era quello che andava e siccome non cuccava, non aveva la fidanzata, metteva la musica per gli altri, no? Alle feste, quando eravamo giovani. ma Era la come faccia. vedi, una volta il DJ era uno sfigato, adesso Esatto. è come C'è sempre, stata le la sai la vita. rivoluzione.
la vita, no, io per carità scherzo, nessuno è mai stato uno sfigato, però la vita equilibrio, la vita ha un suo equilibrio, quando vero, toglie dignità a qualcosa poi la restituisce con gli interessi, certo senso, sì. Scusa, questa divagazione. Ma a me dicevano quando iniziavo a fare il DJ, dice, ok, fai il DJ, e questo che... ma il tuo lavoro qual è? Dicevano sempre, no? Ecco, è questo. è così. È questo, è dicevo così. Io. Ma tu, fai, ma tu veramente fai, facendo il DJ si guadagna, mi dicevano, per vivere, nel senso, sì, abbastanza direi, sì. Ma no, perché la gente non capiva. Io ho un amico che peraltro mi accompagna che si chiama Nicola Zucchi, che mi accompagna, che ha un padre, però diciamo suo padre quando aveva ragione ce l'ha tuttora, aveva un'azienda e quando lui gli ha detto che voleva fare il DJ penso che gli abbia detto vabbè la Burer che DJ, ecco. Cioè nel senso adesso questa me la sono un pochino inventata io, però il succo è quello lì, capisci? Cioè, assolutamente, non era, sì. Una volta era talmente un ruolo diciamo poco considerato che non era un lavoro, cioè, non era un lavoro. Oggi non, continua, tra virgolette, in teoria a non esserlo perché la gente dissocia il lavoro dalla passione, cioè sembra quasi che un lavoro che è alimentato e animato dalla passione non sia un lavoro. In realtà è quello che dovrebbe essere, perché se tutti facessero della propria passione un lavoro, ovviamente non è facile, io mi conosco. Assolutamente, sì, assolutamente sì. Però, no, ma, però anche fare DJ non è che sia così. Allora, fai una serata in un posto, dormi poche ore, prendi un aereo, vai dall'altra parte, fai le 5 del mattino, dormi niente. E tutti mi hanno sempre detto, tu vai nei posti più belli, ti fai le vacanze migliori, le vacanze. Io dormo fino a quasi ad arrivare alla serata dopo, perché tra un aereo e l'altro, tra un cambio e l'altro, cioè diventa anche, è vero che è una passione, è vero che è un divertimento, ma diventa anche comunque una cosa abbastanza faticosa, in un certo senso, se la fai con un certo numero di serate una attaccata all'altra. E poi, ripeto, non possiamo dire che è faticosa una cosa che ci piace, perché... alla fine è una passione che ci... Ma è una benedizione come sono benedizioni tutte le occasioni che uno fa di trasformare una passione in un lavoro alla fine. Sì. Ho visto una domanda o una cosa che dice fai più soldi come imprenditore o come DJ? Allora io devo... No, ma questa cosa mi vale la pena di, senza alcuna polemica ovviamente, io ho con il denaro un rapporto particolare, nel senso che per me non è mai un obiettivo ma bensì il risultato di un qualcosa che io tendo a fare bene. A quel punto lì a me non interessa se faccio più soldi con una cosa o con l'altra, a me interessa farla bene. Dopodiché il risultato economico verrà di conseguenza, ma non mi sono mai mosso pensando a voglio fare i soldi. Perché a quel punto lì non a quel punto lì per assurdo non li farai mai. Assolutamente d'accordo. Mi sono rifrisato, vedo. Aspetta che forse riparti. Sì, È colpa di Chicco. Se no ci ricolleghiamo, perché per me è un piacere fare questa chiacchierata. Certo. Allora aspetta un secondo, provo a...